i presenti, ai nostri ospiti, ai relatori che poi vi presenterò uno a uno. Naturalmente un saluto particolare alla nostra segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, che anche in questa occasione ha accettato l'invito della CGIL delle Marche di essere presente. Ma soprattutto un ringraziamento alla CGIL nazionale, oltre che per la presenza di Susanna, per il fatto che abbiamo scelto assieme di tenere questa iniziativa, la prima, dopo la sentenza che in qualche modo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che in qualche modo accoglie l'importante ricorso che abbiamo fatto come CGIL appunto sull'applicazione della 194. Quindi questa è la prima iniziativa che facciamo a livello nazionale dopo questa sentenza, e l'abbiamo copromossa con CGIL Marche e CGIL nazionale. Fra l'altro ringrazio anche Loredana Taddei per il contributo che ha dato per organizzare questa iniziativa, responsabile delle politiche di genere della CGIL nazionale. Dal momento che noi abbiamo un tempo limitato e molti interventi, e soprattutto abbiamo l'onore di avere qui presenti oggi i principali interlocutori e protagonisti di questa vicenda, soprattutto a livello nazionale, chi ci ha assistito, che ha contribuito a questo risultato, e anche gli interlocutori e testimonianze importanti anche a livello del regionale. Quindi vi proporrei anche nella discussione e nel svolgimento dei lavori e anche nella composizione della Presidenza di suddividere un po' il pomeriggio in due parti. Uno, la prima parte in qualche modo più riferita al tema della sentenza, all'iniziativa che abbiamo condotto a livello nazionale, quindi con gli interlocutori, diciamo, nazionali. Poi la seconda parte invece la dedichiamo a delle testimonianze, delle interlocuzioni con i protagonisti della nostra regione, tenendo assieme lo scopo che ha questa iniziativa: da un lato quello di valorizzare e far conoscere questa importante decisione, ma soprattutto quella di partire da qui per andare in qualche modo a superare un problema vero che è stato denunciato a livello comunitario, appunto sulla difficoltà nell'applicazione della 194 e sugli elementi di forte discriminazione che attualmente esistono, sia nei confronti delle donne rispetto al loro diritto di cittadinanza, di dignità, nel poter in qualche modo esercitare liberamente la propria autodeterminazione, ma anche la lesione dei diritti importanti a partire da quelli degli operatori del settore, siano essi medici, ginecologi, infermieri, che in qualche modo che non obiettano e sono in difficoltà e sono molto spesso anche penalizzati per questa importante loro scelta.